Io sono Valentina D'Amico e lavoro per il Centro Internazionale Crocevia e sono qui per presentare il Festival Audiovisivo della Biodiversità. Nasce come iniziativa di supporto in qualche modo all'attività della Mediateca delle Terre, che è il nostro archivio multimediale, come tentativo di riportare la voce del Sud in qualche modo al Nord. Oltretutto in Italia il cortometraggio di animazione 3D veramente carente, e noi, gruppo di informatica con dei ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti, abbiamo pensato di creare appunto il primo cortometraggio siciliano, ecco, di computer grafica. È una necessità di raccontare un mondo che sta scomparendo, e allora per necessità ho dovuto raccontare dei cambiamenti che avvenivano, ecco, in questo mio paese che è Marina di Ragusa. Avevo bisogno di esprimermi attraverso un mezzo più complesso che unisse il sonoro alla visione e anche a un contesto, diciamo, narrativo, la possibilità di raccontare una storia in modo più complesso rispetto a una fotografia. Banalmente nel film e con semplicità abbiamo voluto esprimere il tentativo della nostra generazione di riprendere questo, di riprendersi la terra, di riacquisire questo rapporto più diretto con il vivere l'ambiente. Penso che deriva più che altro da una spinta interiore, diciamo, individuale, cioè nel senso di potersi esprimere fondamentalmente. Penso che sia importante, diciamo, ricercare delle identità culturali, che sono in via di sparizione, di scomparsa.